Ciao Claudio, sono Ciao. Andrea da Padova. Sì, ciao Andrea. Allora ti saluto intanto, Ciao, ti grazie. seguo sempre. Poi volevo dirti una cosa, poi chiudo. Una chiesa in meridione, pronto? Sì, ti sento. Ti sento? Sì, una chiesa in meridione, per dare le offerte hanno messo il bancomat. Ah sì, l'ho visto. Robe dall'altro mondo, ok? L'ho visto, l'ho visto. Ciao, ciao Andrea. Sì, in effetti avevo già visto questa scena. Questa scena appartiene solo ai cristiani, sono robe sue, vediamo un attimo. Pronto? Ciao, sono Susanna. Ciao Susanna. Senti, volevo dirti una cosa, volevo esprimere una mia opinione. Volevo dire che secondo me voi avete dato un grosso contributo al cambiamento del sistema sociale. Forse pensate che esagero, ma non è così, perché me ne sono resa conto. Quello che si dice in giro, insomma, in poche parole. Ho capito. E anche le critiche che vi sono piovute addosso, eccetera, eccetera, no? Questo significa che state andando dalla parte giusta. Speriamo. Comunque, volevo anche dirvi che state prosciugando uno stagno. Vi ringrazio e vi penso sempre, qualsiasi cosa io faccia, cerco sempre di mettere in pratica i vostri insegnamenti. Grazie. Però mi raccomando, vivili tu, Sì. Non prendere come oro colato il nostro. No, penso con la mia testa. Penso con la mia testa, sì. Forse avrò un po' di entusiasmo, ma. Va bene. Comunque voglio dire, viva la vita, abbasso la morte e i suoi esecutori. Grazie. Ciao, ciao Susan, ciao. Vabbè, non lo farò. Pronto? Sì? Ciao. Dunque, sto seguendo anch'io la trasmissione. Sì. Senti, ricollegandomi con quello che ha detto Gianni. Sì. Sul fatto che, per esempio, usi un linguaggio che probabilmente non viene capito da tutti, perché probabilmente tu per tanto tempo ti sei, diciamo, immerso in questo tipo di cose. E anche un po' isolato, sì, ecco, è vero. Un po' isolato, va bene. Comunque, anch'io, nel momento in cui Gianni faceva questa critica, anch'io mi sentivo molto solidale a lui, soltanto che a un certo punto mi è scattata una molla. Quando hai detto anche Castaneda prima, se non sbaglio. Sì, certo. Ecco, tanti termini, tante cose dentro, no? Però a un certo punto ho detto, ma devo essere io che le sento queste cose come le voglio io. Certo. Perché tu puoi spiegarmi tutto quello che vuoi, ma sei tu che mi spieghi una cosa che è tua. Certo. Quindi per me, adesso rispondo a Gianni così, un po' diciamo superando te. Cioè, vai tranquilla, vai. Questa è una mia, diciamo, spiegazione soggettiva, che qualsiasi cosa che una persona può dire, che sia Claudio Simeoni, che sia qualsiasi persona, io devo fare o sentire qualcosa. Se quella parola mi suscita interesse e non capisco, andrò in cerca per capire. Ho capito. Ecco, questo qua. E quindi la interpreto come la sento. Sì. Ecco. E un'altra cosa, poi ti saluto. E per quanto riguarda Castaneda, ho visto nelle librerie che è venuto fuori un'interpretazione, diciamo, di quello che è stato la sua opera, di Sanchez, mi sembra. Sì, le tecniche e gli insegnamenti. Ecco. Allora, io do un consiglio a tutti quelli che stanno ascoltando. Ecco, non leggetevi ste robe, o meglio, se volete prendervi ste robe, fatele come riassunti, ma leggetevi l'autore. Infatti, è per questo, collegandomi a quello che ho detto prima, perché quello che ti viene da fare immediatamente per non far fatica è di prendere queste cose che poi le hanno scritte gli altri. Sì, sì, sì. Ecco, bene, io l'ho finito di leggere, il libro del Tornato da poco, e quindi hai capito chi sono. Sì, sì, ho capito. Io sapevo una cosa che dopo non è successa, invece. E cioè che io non sono venuta. Sì, ma avevo così con Francesco, non avevamo confermato niente. Ho capito. Ecco, e tra l'altro ci siamo visti quella sera che avete fatto la riunione, sono quella che ti ha detto che a me va bene la trasmissione. Ti ricordi? Quel venerdì. Ah, sì. Ah, sì. Gira che ti rigira. E beh, potevi anche presentarti, no? Potevi anche presentarti, facevamo due chiacchiere. Ma vi ho visto troppo impegnato. Ma non è importante, me l'avevo tutto, se dopo mi rimpegnavo un'altra volta. Va bene, sarà per la prossima volta. Mi spiace, va bene, grazie. Sì, peraltro, insomma, ho pensato che per quel momento lì,
qualsiasi cosa che arrivi, arriva o al momento giusto o certo. No, come tu l'abbia pensato, comunque per me è stato significativo fare quell'intervento. Sì, sì, ma infatti anche per me è stato importante. Avevo capito perché appunto si va su quest'onda. Eh sì. Ecco, va benissimo. Grazie. Ci siamo capiti. Ecco, tutto qua. Senti, vabbè, io spero che ci conosciamo, insomma, va bene? Che si arrivi a fare così un piccolo... Sì, sì, infatti parlare un pochino, ecco, insomma. Certo. Ritornando a Castanella, ti dicevo, io l'ho letto all'inizio, non capivo niente, alla fine capisco. Capisco quello che sarà la realtà, probabilmente, capito? Indubbiamente. Ah, ti saluto. Grazie, ciao. L'amica, e pensare che l'amica mi hanno chiesto se è mia parente o quanti soldi gli avevo dato. Va bene, grazie intanto e grazie di tutto. Per ritornare all'amico Gianni, io sono perfettamente d'accordo con lui sulla difficoltà del mio linguaggio. Infatti io ho elaborato tutto questo linguaggio immergendomi nel silenzio più assoluto. Anzi, non ci poteva essere nessun rumore in quel momento. Ma proprio anche a livello emozionale, a livello di pensiero, a livello di struttura fisica. Per cui è chiaro che molti concetti sono talmente diversi, talmente elaborati a livello soggettivo, che fanno fatica a entrare nelle persone. Però ha ragione anche l'amica che ha telefonato adesso. Cioè, le parole buttate là hanno un senso soltanto se uno riesce a capire che quelle parole gli possono servire. Cioè, può afferrare qualcosa, prenderlo e usarlo. Vediamo un'altra telefonata, poi devo fare ho un debito con un'amica di dargli le date delle trasmissioni, adesso glielo darò. Pronto? Sì? Ciao Claudio, ciao. Marta. Ciao Marta. Io leggo che sono due righe, sei brevissime. Sì. Se trovi qualcuno che ama troppo gli altri, sappi che con ogni probabilità è ateo. Umberto Eco. Bella. A me? Grazie. Ti ascolto, ciao. Ciao. All'amica Francesca che devo leggere le date, prenderò l'occasione per farlo. Pronto? Ciao, sono Marco. Ciao Marco. Ti chiedo scusa, ma è una curiosità mia personale. Sì. Ho sentito prima alcuni ascoltatori parlare del frate lì che ha commesso quello. Sì. E vorrei sapere se nel giornale era scritto anche con che motivazione gli sono stati dati gli arresti. Non domiciliari, ma insomma, ma comunque conventuali. Quelle motivazioni, le motivazioni per dare gli arresti domiciliari in quei casi sono sempre quelle, che non c'è pericolo di fuga né inquinamento delle prove. Cioè lui ha confessato il reato che ha fatto, cioè l'ha confessato, e si presume, essendo un frate, questa è la variabile, il privilegio, che non scappi. Questo è il motivo. E allora dovrebbero lasciare fuori tutti quelli che si... In teoria sì, però è soggettivo, no? Che si accusano di... Però è soggettivo, cioè il magistrato può decidere di non... Ma per me c'è pericolo. Cioè è soggettivo da parte del magistrato. No, non è una cosa che è oggettiva, capisci? Capisco. Però, insomma, a me mi fa tanta rabbia. No, vabbè, ma comunque è rilevante perché tanto la pena che gli daranno la sconterà tutta, non c'è problema. Magari gli daranno un po' meno pena, ma sconterà quello che c'è da scontare, insomma. E quello che fa rabbia è una poveraccia, insomma. Sì, a parte questo, no, ma perché... No, il guaio è che se un uomo usa i muscoli per riuscire ad avere un vantaggio, non dicono niente. Se una donna usa le sue grazie per avere dei vantaggi, danno la puttana. Questo mi rompe le palle, capisci? Vabbè. Ciao Marco, ciao. Sì, è proprio così la vita, ci vediamo un attimo. Pronto? Buongiorno, sono Lisa. Buongiorno. Ascoltavo con molto interesse quello che lei stava dicendo. Sono d'accordo anch'io che quel povero frate era proprio un poveraccio. Vittima di una... Sì, bene. Niente, mi è sorta una curiosità, sentendo parlare di Guglielmo d'Ockham. Sì. Per caso, è quel frate sul quale... Umberto Eco ci ha fatto un libro, sì, è il nome della rosa. Anche se il nome l'hanno cambiato, nel libro ha cambiato il nome, no, infatti il nome non è d'Ockham, però lo scontro è proprio su quel personaggio. Ecco, sì, e Bernardo Gui, anche quello, l'inquisitore è Bernardo Gui. Sì.
e lì è scritto l'inquisizione e la, anzi la persecuzione contro i catari e i dulcini. Sì, esatto, si ricorda la persecuzione contro i dulciniani in quel libro, sì. Ecco, volevo soltanto sapere questo, perché mi ascoltandolo in primo momento non avevo capito. Sì. Ho trovato parecchie analogie, la ringrazio. Prego, saluti, buonasera. Diamo un attimino per la nostra amica Francesca le date delle trasmissioni. Allora, il 7 agosto ho trattato la schiavitù, il 14 agosto ho trattato la cavalleria dopo i Carolingi, il 21 agosto ho trattato le crociate, in particolare le crociate dei pezzenti dei bambini, il 28 agosto ho trattato le eresie, in particolare l'eresia catara, l'11 settembre ho trattato la peste e oggi sto trattando il filosofo Occam soltanto. Salto naturalmente un giovedì dove era molto particolare. Benissimo. Andando avanti ancora, io tengo la trasmissione dalle 7 alle 8. Anche stasera, e anche stasera sarà una mattonata come l'altra volta. L'unica variazione alla mattonata che farò sarà quella di fermarmi alla fine di ogni capitolo e di esporre alcune cose. Però ricordatevi sempre che in stregoneria la spiegazione non spiega mai niente, e l'amica che ha letto L'isola del Tonaglia l'ha trovata l'analogia in Castaneda, cioè ogni spiegazione è sempre parziale e non significa assolutamente niente se non si è interiorizzato. Per quanto riguarda poi il discorso di Gianni prima, che ha posto le domande sull'orrore, l'orrore è un oggetto in sé, cioè ha necessità di espandersi, ha necessità di assoggettare gli esseri umani, ma non è una divinità, cioè non è una divinità, non è una coscienza, è un modo di essere, un modo di produrre sia da parte degli esseri umani che da qualsiasi parte degli esseri viventi. Ed è il momento in cui l'energia vitale all'interno degli esseri umani ristagna e questi tendono a rattrappirsi e ripiegarsi su se stessi. Questo è l'orrore, cioè l'orrore è quello, è il deserto del Sahara che si sviluppa dentro l'essere umano, è il deserto del Sahara che si sviluppa sulla terra e distrugge lo sviluppo della natura. L'orrore è la fine, è il momento in cui non nascono più esseri coscienti e niente, e va in disfacimento l'intero pianeta, va in disfacimento gli esseri umani. E l'orrore ha delle leggi. Vediamo un attimo. Pronto? Sono ancora Gianni. Ciao Gianni. Ecco, adesso tu hai dato la spiegazione dell'orrore e mi è chiara. Cioè tu hai detto, è una sorta di malattia dell'uomo, insomma. Certo. Ecco, ma non è un'entità esterna dell'uomo. Io prima capivo, almeno così era il senso delle parole, che fosse un'entità esterna che cerca di impadronirsi l'uomo. Invece tutte queste cose, l'orrore e anche altre negatività, sono già insite nell'uomo. No. Degli aspetti che l'uomo deve curare. Non sono insite, si possono sviluppare nell'uomo attraverso il proprio fare. Sì, cioè, voglio dire, non hanno un'esistenza in sé, no. Sono dei comportamenti dell'uomo che se perseguiti generano... Però vengono suggeriti, cioè esiste in stregoneria, si dice che esistono degli esseri di energia che anziché vivere di energia normale, cioè ogni essere emette energia, no? Qualsiasi azione noi facciamo emettiamo dell'energia, esistono degli esseri di sola energia che si nutrono di energia vitale stagnata. Questi esseri cosa che hanno fatto? Ogni volta che un essere umano altera la percezione va fuori dai canoni normali, si presentano come inviati di Dio, inviati di questo o di quello, e tendono ad assoggettare l'essere umano, a bloccare lo sviluppo del cammino, e con questo a bloccare lo sviluppo del cammino della specie, cioè a mettere l'essere umano in ginocchio. Così facendo preparano gli esseri umani a produrre energia vitale stagnata, esattamente come noi facciamo per le mucche per fargli fare tanto latte. Caspita, allora è proprio quello che temevo, cioè
tu pensi che esistano delle entità esterne all'umanità che cercano di deviare, sì, il corso di vita? Esattamente come sono i virus che tentano di vivere e di, se si vivono troppo uccidono l'uomo. I virus fanno parte del vivente, esatto, esatto. Ma l'orrore, queste entità esterne sono, non sono biologicamente viventi. No, però il problema è questo, se abbiamo davanti un serpente sappiamo usare un bastone, no? Se abbiamo davanti una di queste non sappiamo come difendersi, anche perché il nostro condizionamento educazionale ce le fa vedere come la Madonna, Dio, Gesù. Sì, sì, no, ecco, no, un conto sono delle immagini virtuali che noi personalizziamo e crediamo esistenti veramente, tipo, diciamo, le allucinazioni, immagini, sì, anche allucinatorie della Chiesa, cioè, sì. No, appunto hai detto, hai parlato della Madonna e così. Un conto è dire che l'orrore, oppure anche di certo altre cose, Venere, così, sono delle entità che influiscono l'uomo, ma sono delle entità staccate dall'uomo, che in qualche maniera influiscono. Ma Venere è anche staccata dall'uomo, eh? È dentro gli esseri, dentro ogni essere, però è anche staccata. Cioè, il paganesimo è questo, allora, esatto. Cioè il pensare a delle entità, un insieme di entità che sono esterne all'uomo. Uno può entrare in contatto con Venere facendosi Venere. Cioè, venerando il circostante, capisci? Sì, capisco che, insomma, va bene, non ti preoccupare, bene, ciao. Ciao. Se è chiaro una cosa, io non voglio che le persone siano necessariamente d'accordo con me, cioè non me ne frega relativamente. Se le persone trovano sulla loro strada qualcosa che gli serve, lo prendono, se no il resto lo buttano. Ciao. Pronto? Ciao, sono con la... Ciao. Senti, volevo chiederti, parlavi di una mattonata prima, che ora è? Dalle 7 alle 8. Di che giorno? Da stasera. Ah, senti, tanto per tranquillizzarvi, sì. Volevo dire che non sono una seguace di Pietro l'Eremita. No, ci arrivo da sola, volevo solo fare una devozio. Ecco, sì, per quello avevo detto viva la vita. Abbastanza. Sì, sì, no, no, ma va bene. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Quello che io, dunque, allora, dalle 7 alle 8 questa sera, quando Mario finisce, faccio trasmissione della lettura del libro dell'Anticristo. Il problema, praticamente farò un'altra mattonata come l'altra volta, soltanto che mi fermerò un attimo ogni capitolo dando alcune spiegazioni. Susanna, io avevo capito benissimo quello che tu volevi dire e mi è piaciuto moltissimo. Quello che volevo dire a Gianni è che io so benissimo che nessuno può fare quello che ho fatto io, o meglio, tutti possono fare quello che ho fatto io, però avere la storia per fare quello che ho fatto io è un po' più complicato. Per cui ho sempre tentato di tenere queste trasmissioni sul piano della ragione e della discussione, senza passare oltre quei limiti. Comunque, noi sappiamo che esistono esseri di energia che nascono e si sviluppano e hanno una loro strada, una via alla conoscenza parallela alla nostra. Vediamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono un ragazzo che avete fatto tanto tempo fa. Sì, dimmi. Non ho avuto più tempo di chiamare. Dimmi tutto. La telefonata del signore di prima che parlava cercava lei di spiegargli, no? Sì. Dimmi. Comunque, noi si è ciò che si crede di essere, nulla di più e nulla di meno. Beh, anche questo... Si diventa ciò che si crede di essere. Beh, insomma... vabbè, non riesco a fare commenti. Va bene, buongiorno, ciao. La battuta, si diventa ciò che si crede di essere... Ha tante implicazioni e bisognerebbe vederle in un contesto un po' più ampio, in che cultura sviluppiamo. Potrebbe essere anche giusta, però, sai, se uno si crede di essere Dio e diventa Dio, sì, beh, in effetti, dal punto di vista pagano è possibile, in effetti. Beh, no, sono perplesso, non riesco a tirar fuori, a pensare qualcosa di diverso. Comunque lascio agli ascoltatori di prenderla per quello che gli può servire. Niente, allora, ricapitolando un'altra volta,
il fatto che io sappia, io vedo, io conosco alcuni esseri di energia che nascono, si sviluppano, hanno una loro strada alla conoscenza, non significa che io consideri quegli esseri di energia cose diverse da me, cioè cose più importanti, più grosse, più potenti di me. Per me sono solo esseri che esistono. Chiaramente questi esseri interagiscono, come interagisce il virus, cercando di proliferare, di svilupparsi dentro di me, così esistono anche questi esseri, che però non sono in grado di entrare dentro di me. E il problema è questo, che hanno anche loro il diritto di vivere, soltanto non hanno il diritto di distruggere l'universo, di distruggere la Terra. E l'energia vitale stagnata distrugge la Terra alla fine, anche se alcuni di loro si sono innamorati dell'energia vitale stagnata e vogliono ridurre gli esseri umani in ginocchio. Chiaramente fra gli esseri umani hanno trovato tanta gente che li ha aiutati, da Abramo che si è fatto di oppio, a un sacco di altra gente che hanno detto: io sono Dio, io sono l'inviato di Dio, io sono il padrone del mondo. Questi sono andati sempre in soccorso di questi esseri. Però sta di fatto che anche se loro fanno questo, il fatto è che noi ci dobbiamo opporre, e alterando la percezione possiamo prendere tranquillamente a calci. Pronto? Ciao, sono Maria Clara. Ciao Maria Clara. Ciao, stai parlando di... ti ho sentito da poco. Perché... cosa pensi tu, che siano esseri viventi... negativi oppure... No, alcuni... cioè... vivono per i fatti loro, cioè nel senso che... per i fatti loro, un virus, sì, un attaccarlo perché... Va bene, un virus vive per i fatti loro, per i fatti suoi no, però siccome vive dentro di me, chiaramente nella sua azione di vivere danneggia però, me. Però mentre parlavi di questi esseri, pensavo, ma pensi tu una bomba atomica, che potenza allora, che ha? Allora non gli fa niente? A te che voglia, i parti anche loro, cioè, altrimenti saremmo pieni, io li troverei per la strada. Ma guarda che ne trovi a migliaia, cioè, milioni, esistono dappertutto, cioè, non è che ogni volta che tu fai una funzione fisiologica, c'è qualcuno di questi che va a prendere l'energia che tu disperdi. Per forza, no? È la vitalità del cosmo è tutta nella materia, è che se miliardi e miliardi di stelle, che se miliardi e miliardi più grandi del Sole, immaginate te, quindi la Terra, se tutta sostanza vivente, questo è vero, quindi a livello di... cioè, noi abbiamo scoperto minimamente di quello che c'è di forza e di vitalità nel cosmo, perché pensa... però mentre che ne parli mi veniva in mente che nelle... grandi cattedrali medievali faceva tutte queste immagini, no? Perché io avevo bisogno di vederli quasi per queste forze occulte. Pensa che veniva, a parte che alle 6 già era notte per tutti, tolti i fuochi, certo, immaginate, certo. È il buio, adesso noi che abbiamo la luce, che abbiamo le lampadine, che abbiamo un sacco, che abbiamo poco esorcisà, però basta che salta qualcosa di questo, immediatamente ne viene il panico, e quindi penso che rispetto a noi, che sarà sempre miliardi e miliardi di forze occulte, sì, ma neanche occulte in negativo, perché non conosciamo e non conoscendo... L'importante è trattarle per quello che sono, cioè se uno comincia a pensare che siano angeli inviati di Dio, No, ma sta attento, l'angelo è se una forma, non se, è se la possibilità che te gainti, il messaggero, guarda che non c'era, che c'era coi ali, quella è la fantasia dei bambini. No, quella è l'immagine importante della Babilonia, che ebrei importante. Erano i guardiani, alle porte. Se puoi andare avanti 30 ore, se te fai un corso biblico serio, con i testi alla mano, comparati, che se l'università, e gli esami, ne ho fatti talmente tanti, e lì te vedi che il testo è molto più serio, molto più, però ognuno poi... te puoi andare avanti fin domani mattina, non so se te che credi e te vai avanti, se te, cioè mi credo che qualsiasi cosa che realizza, se te realizzati dentro di te a essere più positivo, va pure avanti così, non vuol dire niente. Dopo che ho saputo gli angeli, noi vediamo certo quei ali, ne vediamo gli altri, vediamo persone magari con collette tanto da riverirle, e dopo quelli che spaccia armi, per esempio
l'amante di Diana è miliardario, ma se andiamo sì, non interessa, se andiamo alla ricerca dei forze che il guys era se un venditore di armi arabe che ha fatto non faccio politica molto più reale dei tuoi, perché ricordati che le armi non vuoi fare la realtà, se vuoi mettere quei termini per me questi proprio veramente i diavoli, anche se deve stare ben che dovessimo aver paura, perché fa molto più negatività altri. Dopo fa pure il tuo corso, ognuno va bene. Siamo in piena libertà, auguri. Ciao, auguri. Ciao. E quando io parlo di queste forze, parlo esattamente di forze, cioè non vi do nessun valore, nessuna entità divina o particolare, cioè parlo semplicemente di un ciclo di formazione della coscienza che anziché passare attraverso la natura è già indipendentemente dai passaggi della natura, però con la natura interagisce. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Mi chiamo Laura. Dimmi. Ascolta, io mi rifaccio alla domanda che ti ha fatto, mi sembra già la terza volta, la Roberta durante le tue trasmissioni. In effetti io credo che sia una curiosità comune da parte di tutti gli ascoltatori quelli di conoscere che cos'è il politeismo, cioè da dove parte, come nasce, come è nato, chi sono, cioè è una credenza nell'esistenza di molte divinità, come nascono queste divinità, come mai si arriva a questo? Perché effettivamente tu devi fare cultura di questo, altrimenti facendo soltanto un attacco, e io lo condivido perché ne so qualcosa di cosa vuol dire fare gli attacchi sulla cultura cattolica che abbiamo, no? Ma credo che sia necessario perché poi la gente ti segua e ti capisca, non tanto per fare del... Ma guarda Laura, che io ho già parlato del Crogiuolo, sono andato avanti con la devozione per mesi. Ti ho ascoltato fin dalla prima trasmissione e purtroppo c'è questa lacuna in effetti. Cioè quando tu spieghi, non spieghi, voglio dire, il più delle volte quando tu spieghi leggi, ma non ti soffermi a spiegare con parole semplici cos'è questa divinità, come scaturisce, perché, qual è il suo compito. Cioè tu leggi e ricavi dai libri, questo va benissimo, leggere e ricavare dai libri, ma soffermati a spiegare. Ecco, secondo me è l'unica lacuna che hai, ok? Non è un'osservazione, prendo tutto, credo che sia a fin di bene. Sì, sì, ma infatti, perfetto. Ecco, dopodiché puoi anche scatenarti sulle altre cose che condivido al 110%, d'accordo? D'accordo. Ciao. Ciao, ciao. Ancora una volta anche l'amica qua ha ragione perfettamente. Il problema è questo, la trasmissione dura un'ora e mezza e io ho mezz'ora per esprimere dei concetti iniziali, dopodiché vanno le telefonate, per cui il tempo è quello che è. Concentrare tutto mi è abbastanza difficoltoso. Io sto tentando di dare una panoramica complessiva sia della stregoneria che del paganesimo nel suo insieme. E nel complessivo non posso dimenticarmi di nessun aspetto. Comunque appena starò per finire le trasmissioni sui secoli riprenderò il lavoro sulla Devotio e se volete approfondire approfondirò immagine per immagine, non c'è problema. Tanto questa trasmissione finché continua ad andare continuerà a parlare di magia, stregoneria e paganesimo. Purtroppo so benissimo che esistono delle curiosità innate nel fatto delle divinità in sé e per sé, però non sono in grado di soddisfarle tutte. In ogni caso, se qualcuno ha dei problemi, da un colpo di telefono a casa, io gli do delle spiegazioni ulteriori. Non gli chiedo soldi, stia tranquillo. Io non ho problemi, però per la trasmissione non è possibile fare tutto quello che le persone vorrebbero essere fatte. Non è possibile accontentare tutto. Già ho avuto un'ora in più e con un'ora in più leggerò il Sentiero d'Oro. Per cui dal Sentiero d'Oro cercherò di leggere un po' meglio, soffermarmi alla fine di ogni capitolo e dare qualche parola di spiegazione. Bene,
però più di così non è che riesco a fare. Mi dispiace, vorrei darvi di più, però quello solo sono buono a fare. Bene, io la trasmissione qui l'ho finita per ora. Mario vuole entrare in trasmissione, trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Io concludo qua. Ringrazio chi mi ha ascoltato e ci risentiamo alle 7 per un'altra trasmissione sempre su magia, stregoneria, paganesimo. Ricordo che Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM da via Belzoni 9 Cadoneghe. Io sono Claudio Simeoni.